Comunicazioni radio nel software. Comunicare su un mezzo come la radio suppone la conoscenza di alcune regole e procedure che dovrebbero essere comuni a tutti. Purtroppo invece la comunicazione radio è uno dei tasti dolenti in quasi tutte le realtà di software. Questo perché tutti i giocatori di software hanno ricevuto un'educazione scarsa o sbagliata nel suo utilizzo, che poi tendenzialmente si trascinano dietro per sempre. Partiamo dalla prima considerazione, che per quanto banale possa sembrare, è in realtà la madre di quasi tutti i problemi nell'utilizzo della radio. Il canale di comunicazione è uno solo ed è condiviso da tutti. Essendo uno solo, questo significa che nel momento in cui apro la comunicazione ed inizio uno scambio di messaggi con un altro interlocutore, il canale è cazzo mio. Questo significa che, al di fuori di cambi di priorità ed emergenze che poi andremo a procedurare, nessuno deve permettersi di intromettersi sul canale che qualcun altro sta già impegnando e sul quale mantiene l'autorità. Questo finché chi sta impegnando il canale e ne sta mantenendo l'autorità decide di liberarlo a favore di tutti gli altri utilizzatori usando una specifica parola. Facciamo un esempio molto semplice per capire di che cosa si sta parlando. Bob, da Wizard. Tu e Fred, allargatevi sulla destra, cambio. Wizard da Bob, ricevuto. Io e Fred ci allarghiamo sulla destra, chiudo. Quello che abbiamo appena visto è un semplicissimo esempio di comunicazione funzionale in un ipotetico scenario di pattuglia in movimento in colonna. Suddividiamo ora questo semplice esempio di comunicazione in tutte le sue parti, andando a estrapolarne 5 semplici regole. Prima regola. Indirizzare la comunicazione. La procedura più corretta è la seguente: destinatario, ripetuto due volte, da o qui il mittente. Dire per primo il nome del destinatario, ripetendolo due volte, fa sì che abbiamo la certezza che il destinatario, appena senta ripetuto il suo nome due volte, concentri la sua attenzione su quella che è la comunicazione, non perdendosene alcun pezzo. Seconda regola, la comunicazione deve essere chiara e concisa. Per aiutarci in questo utilizziamo due semplici trucchi. Il primo è quello di dare istruzioni semplici per radio. Il secondo è quello di ripetere il messaggio più volte nella nostra testa prima di trasmetterlo. Terza regola. Concludo il mio messaggio con le parole di cambio, passo, over. Concludere un messaggio con una di queste tre parole, che sono equivalenti, significa far due cose. La prima è che io mi aspetto una risposta per quello che è il mio messaggio. La seconda è che, proprio perché mi aspetto una risposta al mio messaggio, intendo mantenere l'autorità sul canale. Quarta regola, feedback del destinatario completo. Il metodo migliore per dare un feedback completo al mittente è quello di ripetere quasi completamente il suo messaggio, o almeno i passaggi principali. Questo darà certezza al mittente che il destinatario ha compreso tutti quelli che erano i passaggi principali del suo messaggio, togliendosi il dubbio che la comunicazione possa essere uscita disturbata o percepita solo a tratti. Quinta regola. Con le parole di chiudo o out, io ho la possibilità di liberare il canale dalla mia autorità. La parola chiudo, quindi, si utilizza al termine della comunicazione, dando la possibilità ad altri di utilizzare questo canale. Tendenzialmente, infatti, si utilizza al termine dell'ultimo messaggio di feedback. Procedure di domanda e risposta. Per dare l'accezione di domanda o interrogazione ad un messaggio, è bene usare la parola chiave interrogativo. Questa parola può essere usata all'inizio o alla fine del messaggio. Utilizzando quindi la parola interrogativo, non lasciamo che l'accezione di domanda sia affidata esclusivamente all'intonazione, che per radio può anche perdersi. Alla stessa maniera, per dare un'accezione affermativa o negativa alla stessa domanda fatta prima, si utilizzano le parole appunto affermativo e negativo. Ovviamente, come abbiamo detto prima, le parole affermativo e negativo andranno completate con un messaggio di feedback completo. Facciamo di nuovo un esempio. Bob, da Wizard, confermi 3 ostili sul sentiero? Interrogativo, cambio. Wizard da Bob. Affermativo, confermo 3 ostili sul sentiero, cambio. Oppure, Wizard da Bob. Negativo, gli ostili sul sentiero sono 4, cambio. All'inizio del video ho accennato al fatto che ci siano alcune procedure per andare a interrompere quella che è l'autorità che ha qualcuno sul canale condiviso. Interrompere l'autorità che ha qualcun altro sul canale però è qualcosa che va ben ponderato. Tendenzialmente si tratta di o messaggi con priorità più alta oppure per emergenze. Le parole chiave quindi che interrompono una comunicazione anticipando quello che sarà il cambio di autorità sul canale sono le seguenti: interrompi o break. Bob, da Wizard, ho bisogno che mi raggiungi per fare un punto mappa, cambio. A tutta la squadra, qui Fred, interrompere, ho 3 ostili sul sentiero, cambio. Affrontiamo ora le ultime 2 procedure per far sì che la comunicazione radio sia chiara
e non fraintendibile. I numeri vanno comunicati cifra per cifra. In effetti è un tipo di spelling e comunicazione che non è molto naturale, però possiamo sempre correggerlo. Bob Bob, da Wizard. Obiettivo a 300 metri, ripeto, 300 metri, cambio. Per quanto riguarda invece lo spelling alfabetico, non utilizziamo più le stesse lettere ripetute semplicemente in maniera più lenta, né tantomeno lo spelling utilizzando i nomi delle città. La procedura corretta di spelling infatti prevede che venga utilizzato l'alfabeto nato. Andiamo adesso a vedere invece alcuni esempi tipici che tendenzialmente mettono confusione in quella che è la comunicazione radio. Molto spesso in radio tendiamo a dare la direzione espressa con il termine orario, ore 12, ore 9, ore 6, ore 3. In realtà questa pratica non è delle migliori e gli unici momenti in cui effettivamente è efficace sono quando è la comunicazione tra i membri dell'equipaggio di un mezzo o in alternativa è la comunicazione di una pattuglia in movimento in colonna su un sentiero. Questo perché in entrambi i casi tutti gli ascoltatori della comunicazione viaggiano sulla stessa direttrice. Lo stesso in realtà vale per l'esempio che abbiamo fatto ad esempio all'inizio, a sinistra, a destra o dietro. Anche qui affrontiamo il problema che se non tutti hanno la stessa direttrice condivisa si può generare confusione. Il metodo più corretto quindi per andare a indicare una direzione è quello dell'utilizzo dei punti cardinali, spesso abbinati a una distanza o a un punto di riferimento come potrebbero essere a valle, a monte, oltre il guado, eccetera. Indicazioni temporali. Molto spesso infatti tendiamo a utilizzare linguaggi informali come sto arrivando, siamo quasi arrivati, tra poco. Questo tipo di errore è ovviamente figlio delle abitudini colloquiali che abbiamo tendenzialmente, ma per radio invece tende a essere confusionario o poco efficace. Questo chiaramente succede perché molto spesso gli ascoltatori non sanno a che passo sta procedendo il mittente. Il metodo di comunicazione tempistica quindi più efficace è quello invece dell'utilizzo di ETA o tempo stimato di arrivo, accompagnato dal relativo valore di tempo espresso in ore o primi minuti e secondi. Un altro grandissimo generatore di confusione nelle comunicazioni radio è dato dall'abitudine di qualcuno a comunicare in maniera più prolissa del dovuto, con la conseguenza di occupare il canale per più tempo del necessario e tendendo a far perdere il senso di quello che doveva essere il messaggio originario. Il comportamento più corretto quindi nel caso di comunicazioni necessariamente lunghe è quello di suddividere la stessa comunicazione in più messaggi. Andando ora a mantenere l'autorità sul canale in base alle regole che ci siamo detti prima, non devo più avere la preoccupazione che appena mollo il PTT qualcun altro si intrometta sulla mia comunicazione. Bene, spero che questo video sia stato di vostro interesse e sia stato utile. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se invece non vi è piaciuto lasciate pure un non mi piace, ma l'importante è che lo motiviate nei commenti. Come abbiamo detto all'inizio, la comunicazione radio è efficace solo nel momento in cui tutti condividono lo stesso tipo di regole e procedure. È quindi importantissimo che condividiate questo video con i vostri compagni di squadra.